Buongiorno, ben ritrovati a una nuova puntata di Linea Diretta e di informazione con la CGIL regionale. Io saluto i nostri ospiti. Buongiorno a Giacomo Vendrame, segretario generale della CGIL Veneto. Segretario e basta. Segretario e basta, niente generale della CGIL Veneto. E Silvana Fanelli, sempre della segreteria CGIL Veneto. Parliamo oggi di legalità perché c'è stata la firma, proprio un paio di giorni fa, insomma una cosa davvero recente, di un protocollo a livello proprio regionale sulla legalità. A dimostrazione, dicevamo prima di cominciare questa diretta, che neanche a luglio insomma si sospende l'attività su temi poi tra l'altro così importanti, perché questo protocollo è nato anche in seguito alle tante inchieste che abbiamo visto nella nostra regione sulle infiltrazioni della criminalità organizzata tra le nostre aziende, anche purtroppo nelle nostre amministrazioni locali, Vendrame. Quindi il problema legalità è sentito, qui parliamo di un livello molto alto, poi parleremo anche del fatto che purtroppo di legalità si dovrebbe parlare anche a livelli più bassi tante volte nella vita di ogni giorno. Certo, è un tema che come CGIL in realtà da sempre è presente nelle nostre battaglie, e devo dire che in Veneto, come CGIL Veneto e come Camera del Lavoro, è parecchio tempo che in qualche modo cerchiamo di far comprendere che non è un'opzione secondaria quella della legalità, è in realtà uno dei problemi principali, anche perché i sistemi illegali sono davvero come un cancro che nel momento in cui riescono a insediarsi fai veramente fatica a debellarli, e quindi tutti gli anticorpi che possiamo creare per in qualche modo combattere questa situazione è necessario metterli in campo prima possibile. A volte, dobbiamo dire che per fortuna la firma del protocollo da questo punto di vista dà un elemento di inversione di tendenza, c'era la tendenza anche a livello istituzionale e regionale di sottovalutare il fenomeno. Abbiamo invece la necessità di un investimento vero, perché garantire legalità permette dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche democratico dei processi, far sì che ci sia veramente uno sviluppo sostenibile delle nostre realtà. Quindi è un tema centrale su cui appunto bisogna sempre entrare nel merito in maniera specifica e far sì che la cultura della legalità riesca ad affermarsi in maniera forte. Purtroppo sappiamo che non è semplice. Io ricordo naturalmente ai nostri telespettatori che c'è un numero in sovraimpressione a cui potete telefonare per porre domande, interrogativi o anche solo delle considerazioni ai nostri ospiti. E allora con Silvana Fanelli andiamo a capire da dove siete partiti. Ecco, abbiamo detto queste inchieste, quindi voi come sindacato vi siete attivati per aprire un tavolo con la Regione. Sì, c'è stato un primo incontro a marzo dei segretari generali delle tre confederazioni, CGIL, CISL e UIL, proprio col presidente della regione Zaia, all'indomani dei fatti importanti di Eraclea, in cui c'è stato un coinvolgimento di un'amministrazione comunale, quindi un fatto di particolare gravità. E questo ha dato l'avvio, trovando una sponda positiva in quell'occasione con il governatore, di ragionare di un protocollo che però mettesse insieme un ampio spettro di soggetti, perché come diceva anche Giacomo, per invertire una tendenza parlare di legalità a 360 gradi, perché la legalità non è solo il contrasto al fenomeno della criminalità organizzata, ma illegalità anche l'evasione fiscale, la corruzione, il lavoro nero, l'appalto non gestito nel migliore dei modi, serve che si faccia rete fra tutti i soggetti. E quindi la richiesta da cui si è partita è quella che la Regione, come soggetto istituzionale più importante, mettesse intorno a un tavolo parti sociali, organizzazioni sindacali, parti datoriali di rappresentanza di tutto il mondo economico, da Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, le centrali delle cooperative, ma anche altri soggetti istituzionali come la rappresentanza di ANCI, di UPI e Union Camere e Banca d'Italia, perché il mondo del credito non può stare fuori da un tema simile, sia come soggetto istituzionale che poi anche come uno degli attori che ha una lente di ingrandimento particolare nella rilevazione, certo, nella
contezza di questo fenomeno. Esatto, perché purtroppo sono i flussi di denaro, no? Che vanno monitorati ovviamente in questo senso. Senta, qual è la finalità di questo protocollo? Allora, fare rete nel senso di accendere un osservatorio su questo fenomeno? La finalità è proprio quella che tutti i soggetti riconoscano che nella legalità c'è uno sviluppo economico e sociale più armonico e corretto di tutta la regione, che l'infiltrazione della criminalità organizzata o l'illegalità diffusa sono un elemento di, che riduce la possibilità di sviluppo economico. Ci sono anche degli studi da questo punto di vista proprio dell'Università di Padova, anche conseguenza di accordi con la regione, che dimostrano scientificamente che la criminalità organizzata penalizza il tessuto economico e sociale di chi vuole operare in termini di legalità. E quindi riconoscere il protocollo assegna ad ogni, diciamo, parte, quindi alle parti sociali che dicevo prima, alle parti datoriali, alla regione stessa, così come agli altri soggetti istituzionali, ognuno i suoi compiti per presidiare questo tema e poi metterli insieme non solo in una cabina di regia interna alla regione, ma anche poi in un osservatorio, in un coordinamento di tutte le parti che devono ritrovarsi periodicamente per valutare cosa è stato fatto, come è stato fatto, se serve cambiare qualcosa, come intervenire, come tenere ai margini fino alla espulsione dei soggetti che sono un danno per tutta la società del territorio. Perché l'abbiamo visto fare anche in passato, no? Anche dalle associazioni industriali, eventualmente l'allontanamento di magari soggetti, aziende che potessero avere collegamenti in questo senso. Sì, con il protocollo si cerca di mettere insieme le buone pratiche di ognuno. È successo anche nell'ambito delle centrali, delle cooperative, di aver messo ai margini soggetti che non rispettavano le regole. Ognuno di noi lo fa o cerca di farlo, chi più chi meno, nel proprio ambito, però farlo in maniera coordinata, secondo noi, era l'elemento che mancava nel nostro territorio, con una regia forte istituzionale di riconoscimento di un problema che, come diceva Giacomo, non è più un problema di infiltrazione di pochi soggetti, ma ormai la stessa Commissione Antimafia, che è tornata in Veneto proprio nel mese di luglio, dopo soli 3 anni, 4 anni, adesso non ricordo qual era, ma insomma in tempi con una cadenza un po' troppo ravvicinata rispetto a quello che dovrebbe essere, parla di radicamento, che è purtroppo un passo successivo. Non dimentichiamoci che, come ci ricorda spesso sempre la Commissione Antimafia, il più grosso processo contro l'Ndrangheta non si è tenuto in Calabria, ma si è tenuto in Emilia, e le ramificazioni di quel processo hanno portato a tante indagini anche nel nostro territorio. Perché Vendramme, effettivamente, se ci pensiamo, queste anche maxi inchieste a cui abbiamo assistito, e anche con esiti che non pensavamo, nel senso, voglio dire, l'arresto di un sindaco piuttosto che intere realtà, ha citato Eraclea, Silvana, ecco, coinvolte in situazioni di questo genere, da un lato hanno sconcertato proprio per le dimensioni, però non hanno stupito nessuno in realtà. Beh, noi no di sicuro, nel senso che è tempo che denunciamo che il problema esisteva. Chiaramente non siamo in grado di valutare né la profondità né l'intensità, perché non è il nostro lavoro e ci sono le autorità competenti. È chiaro che però in qualche modo lanciare delle allerta era strettamente necessario, e purtroppo, ripeto, ancor prima che arrivare alla repressione, che è doverosa, sarebbe bene in qualche modo fare una prevenzione, perché un concetto politico, ma quasi culturale, anzi più che politico, del protocollo è riconoscere prima di tutto l'esistenza di un sistema ramificato, illegale a 360 gradi, e comprendere
che ogni voglio dire, strumento di illegalità, compresa l'evasione fiscale ad esempio, genera in realtà all'interno di quel circuito un rafforzamento di un sistema che in realtà genera malessere, non so come dire, a differenza di un sistema pubblico, di un sistema di sviluppo che dovrebbe generare benessere, quello è un sistema che genera malessere, o meglio benessere per pochissimi, perché poi chiaramente c'è chi ne trae vantaggio, ma appunto illecitamente. Questo è uno dei concetti fondamentali, non possiamo pensare di sottovalutare nessun aspetto su questa, su questo tema della legalità. Quindi l'evasione fiscale è un terreno fertile per in qualche modo sviluppare un sistema legale, lo stesso vale per la corruzione, lo stesso vale per qualsiasi situazione di abuso di potere, genera un meccanismo che favorisce in particolare soggetti che sono particolarmente bravi a appunto infiltrarsi e poi radicarsi, sapendo che oramai, ma questo per fortuna in tanti lo dicono e spero che sia diventata anche qui patrimonio culturale di tutti, la mafia ad esempio, per citare, non è più quella con la lupara e con la bombetta e via dicendo, ma è quella in giacca e cravatta che ti porta magari in quel momento un sollievo economico che tu non pensavi di poter avere, peccato che poi i tentacoli, per usare immagini che spesso abbiamo usato utilizzando, parlando di mafia, ti avvolgono e ti tirano sotto, solo che nel tirarti sotto non tirano sotto solo te. Ci sono varie situazioni collaterali che rischiano di mettere in difficoltà tantissimi soggetti, e tra l'altro non solo da un punto di vista sociale, ma da un punto di vista giuridico, a volte anche con situazioni veramente drammatiche per le persone interessate. Quindi è un tema su cui non si può lasciare nulla al caso, e bene insomma questo protocollo che noi ci auguriamo e faremo in modo di che diventi concreto, perché poi come sempre scrivere è facile, fare le cose è un po' più complicato, e non ci spaventa averlo sottoscritto il 30 luglio, perché è un impegno che sicuramente avremo tutto l'anno insomma, e gli anni prossimi. Devo dire che siamo particolarmente contenti, perché insomma i soggetti che hanno interloquito con noi, o meglio che abbiamo interloquito tra di noi, sono tutti soggetti che per fortuna hanno colto benissimo la sfida che abbiamo davanti. Ecco, appunto, perché come diceva prima Silvano, non è un percorso chiuso, è un percorso aperto questo, no? Che cadenza avrà? Come pensate di portare avanti questo protocollo? Allora, il protocollo è un punto di partenza, necessariamente non può essere il punto d'arrivo, anche perché non si può pensare di instaurare, invertire o inserire un cambiamento culturale partendo dall'alto, cioè il protocollo deve essere l'elemento che deve consentire a tutti i livelli, ed è proprio previsto dentro il protocollo, che i soggetti firmatari che hanno una rappresentanza regionale facciano da volano e da pungolo perché questi protocolli simili, perché poi attività pratiche possano partire a livello di territorio, quindi che ci sia una proliferazione di accordi su strumenti di prevenzione, di cultura, di diffusione della cultura, della legalità, proprio a partire dai singoli territori, ma anche dai singoli appalti, perché dentro il protocollo c'è l'altro tema per noi importante della legalità negli appalti e nel costruire, come dire, bandi di gara che consentano l'applicazione per noi dei contratti maggiormente rappresentativi, così come del rispetto delle regole e dei tempi anche di pagamento delle imprese. Questi sono protocolli che possono essere siglati a livello regionale, ma che poi possono riguardare singole stazioni appaltanti come comuni, e quindi in tutti i posti dove è possibile mettere intorno a un tavolo parti sociali per definire delle regole che facilitino il riconoscimento di situazioni che non sono rispettose della legalità. E questo deve essere solo il volano, cioè il protocollo regionale deve essere solo l'elemento che fa capire a tutti che a qualsiasi livello si vuole andare in quella direzione e che non c'è nessuno che può prendere una scorciatoia, perché l'illegalità, l'evasione fiscale, la corruzione sono scorciatoie che creano maggiori danni dei benefici che possono portare ad alcuni.
Infatti è che arrivano a tutti i livelli, no? Dal piccolo magari artigiano, insomma, ma secondo lei, Vendrame, questo genere di campagna, ecco, trova effettivamente terreno fertile? Abbiamo gli anticorpi qui in questa regione, secondo lei, per cercare di frenare, perché debellare sarà complesso, ma cercare di contenere? Quando noi parliamo di certi fenomeni, ad esempio delle infiltrazioni mafiose, appunto il radicamento mafioso, immediatamente la reazione di tutti è chiaramente quella giusta, non so come dire, di indignazione, no, queste cose non possono accadere. Quando andiamo sulle cose un po' più piccole, riscontriamo a volte una superficialità. Io faccio un caso su cui noi siamo impegnati da sempre come sindacato ed è una delle parti che ci impegnerà a maggior ragione visto il protocollo, quella della lotta al lavoro nero, dove a volte la sottovalutazione, ma lo dico, voglio dire, sapendo benissimo che in alcuni casi i lavoratori non hanno anche alternative, perché lo stato di bisogno fa sì che tu accetti quello che ti viene proposto in alcune situazioni, però bisogna essere consapevoli che ad esempio quando c'è lavoro nero, è vero che magari addirittura ti danno due soldi in più, perché spesso nella discussione è ma mi pagano di più se mi metto in regola e via dicendo, però prima di tutto quei soldi, se sono pagati in nero, vuol dire che sono in un circuito non tracciato, quindi non ne sappiamo la provenienza, potrebbero provenire anche da quei capitali illeciti legati alla mafia. E comunque se non sono legati alla mafia sono legati a un circuito che non è virtuoso. Secondo, non sono coperto da nessun aspetto che, per quanto riguarda la sicurezza sul luogo di lavoro, tant'è che spesso ci sono le situazioni drammatiche in cui uno si fa male e quindi non c'è la giusta denuncia, con penalizzazioni sulla tua vita, in questo caso addirittura fisica. Terzo, parlando di un tema caro spesso ai lavoratori, a noi tutti, pensioni, non verso i contributi. Vabbè, ma è meglio che mi ritengo adesso, ma dopo. Però la stessa persona poi, quando viene da noi a farsi la pensione, dice ma mi tocca andare 3 anni in pensione più tardi perché ho lavorato in nero 5 anni. Sì, nel senso che funziona così, o addirittura, assieme non ti viene riconosciuto quel lavoro per la stessa pensione. Quindi è tutto un circolo vizioso che va in qualche modo messo alla luce del sole e fare comprendere, come diceva Silvana, che se c'è magari anche nel breve termine un vantaggio, poi nel medio e lungo termine ci sono una quantità di svantaggi per tutti, tra l'altro non solo per il soggetto, per cui è meglio mettersi in regola da subito, non so come dire. Ecco, questa cultura di comprendere davvero, di essere consapevoli di cosa sta avvenendo, è una cultura che dobbiamo in qualche modo assolutamente alimentare, spiegando le cose come le stiamo spiegando adesso, per cui insomma ci sono tanti aspetti, perché poi l'atteggiamento è anche ma bisogna iniziare sempre, ma non venite a rompere le scatole a me, che ma vai invece dal più grosso. Io dico sì, è vero che non può nemmeno essere un accanimento su voglio dire lo scontrino non emesso rispetto alla grande evasione fiscale o alla grande corruzione, però è tutto un circuito, non so come dire, ho come l'impressione che bisogna aggredire il fenomeno a 360 gradi. Io ho sempre in mente Gerardo Colombo, che lui dice a noi ci hanno fermato quando volevamo arrivare fino in fondo sul tema della legalità, della corruzione, quando volevamo aggredire la corruzione diffusa anche del, non mi ricordo se ho utilizzato questi termini, del normale cittadino. È vero, cioè non so come dire, bisogna fare una battaglia culturale, cioè debellare dalle fondamenta questa cosa, partendo sia dall'alto che dal basso. Noi in qualche modo un contributo da questo punto di vista speriamo di averlo dato e sicuramente non ci fermeremo lì, insomma. Ma ci sono provvedimenti dell'attuale governo che secondo lei non vanno in questa direzione? Beh, noi parlavamo di un tema che è centrale, è molto tecnico, magari i telespettatori non, ma la questione degli appalti, attraverso gli appalti passa gran parte. Voglio dire, dello sfruttamento sul lavoro. Insomma, il decreto sblocca cantieri, era quello, mi sembra, adesso poi in realtà dà mano libera alla possibilità. È chiaro che l'obiettivo del decreto sblocca cantieri non è quello direttamente, perché nessun politico, anche se vuole favorire, non lo dice. Il problema è che il meccanismo messo in campo, in particolare per quanto riguarda i subappalti, anche su questo Silvana è esperta, perché essendo voglio dire il tema della legalità, è un meccanismo che incentiva l'uso distorto, perché non si può stare, quando fai le regole, alla semplice buona fede delle persone. Nelle more della norma ci sono soggetti che sfruttano le maglie larghe della norma per fare illegalità, e il tema degli appalti è un tema centrale,
soprattutto per il Veneto, perché una regione ricca genera appalti ricchi e dove ci sono appalti ricchi ci sono tanti soldi e quindi tanti che hanno interesse in qualche modo a competere per quella ricchezza anche in maniera illecita. Abbiamo visto insomma anche i controlli che la stessa prefettura ha disposto anche sui cantieri della Pedemontana, no? Per fare l'esempio principe di cantiere insomma in questo momento. C'è un altro aspetto, no? Che si dice spesso, cioè questo genere di presenza anche nella nostra regione sarebbe stato favorito nel tempo anche dalla crisi economica, no? Chi si trovava in difficoltà, magari come diceva Giacomo prima, trova quel quel sollievo immediato, ma poi resta incastrato in un meccanismo da cui non si toglie più. Per questo, come dicevo all'inizio, l'importanza anche di un soggetto istituzionale come la Banca d'Italia, che è un soggetto anche di vigilanza sul sistema del credito, perché è evidente che in una situazione di crisi economica e di crisi di liquidità e anche del mondo del credito, perché non possiamo dimenticare quello che è successo nella nostra regione a due banche del territorio, appunto, che naturalmente hanno avuto dei riflessi anche sul mondo dell'economia reale. Lì come si è infiltrato la criminalità organizzata, mettendo a disposizione quelle risorse economiche, quei flussi economici che un soggetto istituzionale come il mondo del credito stava restringendo, per motivi anche condivisi, perché anche le aziende di credito non è che possono far credito indipendentemente dalla situazione dell'azienda, però serve allora anche qua un soggetto istituzionale che controlli la corretta applicazione delle norme. È chiaro che la crisi economica, la crisi di liquidità, una crisi del sistema del credito non ha fatto che rendere un po' più facile la ricerca della via più breve. Quindi sono arrivati soggetti con disponibilità economiche che, come diceva Giacomo, non si sa esattamente da dove vengono. E poi lì mi trovo preso in un sistema complicato dal quale uscire e che non è quello della Lupara, ma che in situazioni famosi colletti bianchi, esatto, no? Esatto. Ma poi c'è una crescita, cioè il tema della legalità e del contrasto alla criminalità va di pari passo, mi viene da dire, con la digitalizzazione. Non si può star fermi, perché neanche la criminalità sta ferma, e il livello di competenze e di conoscenze che mettono in campo adesso sono talmente elevate, per cui per questo serve che i soggetti interagiscano tra di loro, perché lo strumento che usavamo 5 anni fa per fare prevenzione, le stesse norme sull'antiriciclaggio, vanno continuamente aggiornate, perché gli strumenti per aggirarli, anche per l'evoluzione tecnologica, sono tali per cui tutto deve andare di pari passo e non può esserci un soggetto unico che fa questo tipo di attività, perché non è sufficiente. Volevo dire un'altra cosa, che il lavoro culturale della percezione è importante, perché solo qualche mese fa Libera ha pubblicato uno studio fatto da loro tramite un sondaggio nella nostra regione, per cui ancora c'è una percezione forte di dire la criminalità organizzata, la mafia, l'andrangheta non è un fenomeno che riguarda la mia regione, che ci sta, perché può essere un fenomeno di autodifesa, ma va creato anche qui le condizioni per una presa di coscienza, perché se ho coscienza del fenomeno lo posso combattere, se penso che il fenomeno non mi riguardi tendo sempre a evitarlo e quindi non mettere in campo anche il singolo cittadino quell'attività che serve per riconoscere che qualcosa non va bene, e quindi esatto, tutti devono diventare antenne sul territorio per cogliere quei segnali fondamentali per ridurre al minimo una situazione del genere. Ecco, e questi campanelli d'allarme, no? Perché abbiamo detto è difficile adesso riconoscere il mafioso, il camorrista, eccetera, si presentano in forme
purtroppo completamente differenti da una volta, sono in qualche modo proprio costruite all'interno di queste organizzazioni per essere apparentemente al di sopra di ogni sospetto. Ecco, quali sono i campanelli che devono un pochino mettere sull'avviso, magari anche imprese, piccole aziende, perché poi si rivolgono dove ci sono soldi, evidentemente. Io parlo del nostro lavoro come sindacalisti, perché poi come singolo cittadino chiaramente magari è un po' più difficile, però noi nei casi di crisi aziendale, quando arrivi, vedi arrivare soggetti imprenditoriali, fondi, esatto, X particolarmente liquidi, che però non sai da dove arrivano, appunto fare degli approfondimenti, capire chi sono questi soggetti è fondamentale. C'è un suggerimento che date anche voi, insomma. Ma l'altro campanello d'allarme, che spesso anche da questo punto di vista non sempre a livello istituzionale c'è una presa c'è una consapevolezza piena, è che proprio per quel meccanismo di illegalità, a noi ad esempio sul lavoro irregolare, automaticamente dove c'è lavoro irregolare c'è comunque una filiera di risorse illegali che si alimenta, e quindi noi tutte le irregolarità per quanto riguarda il lavoro, che sia sugli aspetti normativi e via dicendo, sia appunto sugli aspetti retributivi e altrettanto, sono sempre un campanello d'allarme, perché purtroppo la nostra esperienza quotidiana di attività nei luoghi di lavoro e nel territorio ce lo dice: dove c'è un problema legato al lavoro, spesso ce ne sono anche altri. E non è un screditare soggetti imprenditoriali, ma i problemi di soggetti che fanno impresa in maniera seria sono di altro tipo, non so come dire, partono da un presupposto diverso. Noi quando interveniamo su situazioni difficili, o c'è una rimessa in carreggiata veloce, a quel punto è, non so come dire, un errore di percorso, o altrimenti entriamo in un grappolo di situazioni che portano a situazioni più pesanti. Noi su questo chiaramente, quando rileviamo un livello che supera la soglia appunto di un, diciamo, adesso non mi viene il termine giusto, ma accettabile appunto dell'errore di percorso, facciamo la segnalazione alle autorità competenti, e su questo ci deve essere anche un rigore forte, perché viviamo anche un'altra stagione, che tutti ci lamentiamo delle questioni ad esempio sui social, ma che nessuno mai si prende la responsabilità anche di denunciare situazioni. Noi abbiamo casi in cui vengono da noi a chiedere di fare delle denunce. Una denuncia però deve essere circostanziata, deve essere precisa, cioè non si può neanche denunciare a vanvera perché c'è un problema opposto, se no. Però è sempre parte di quel percorso di consapevolezza, cioè le cose devono essere osservate con intelligenza, con competenza, se non sono in grado io devo sentire qualcos'altro, ci sono autorità competenti che vanno chiamate in campo nel momento, c'è tutto un percorso che appunto ti permette di essere delle sentinelle, di avere le antenne alte, se poi ci sbagliamo meglio, perché noi non è che siamo contenti che ci siano, però quando ci becchi bisogna intervenire in maniera radicale. Assolutamente. E questa campagna un po' di sensibilizzazione, no? Che poi emana anche da questo genere di protocollo, può arrivare fino a dove? Perché mi viene in mente anche i ragazzi delle scuole, insomma, andrebbero coinvolti in questa cosa. Certo, nel protocollo è dedicato proprio, c'è un pezzo di impegno che è trasversale un po' a tutti i soggetti, di impegnarsi in attività di diffusione della cultura nelle scuole, attraverso ognuno nella sua modalità, quindi un convegno, un seminario, l'intervento in azienda, la cultura finanziaria che può fare la Banca d'Italia, piuttosto che noi come interventi sui diritti del lavoro, conoscenza. Questo pezzo di intervento sui giovani e quindi sul mondo della scuola è proprio trasversale a tutto il protocollo e a tutti i soggetti che hanno aderito al protocollo, perché ognuno per il suo pezzo deve intervenire, deve fare la sua parte. Va detto che la scuola è già molto ricettiva da questo punto di vista, perché iniziative con le scuole ci sono già da tempo, noi mettiamo in pista i campi della legalità con lo SPCGL, però ci sono incontri formativi che mette in campo la Banca d'Italia sulla legalità finanziaria, ma lo stesso, insomma, la Regione o altri soggetti che intervengono nelle scuole in questo senso. Mettere però a sistema il tutto creando una rete
mi verrebbe da dire, istituzionalizzata attraverso il protocollo, era un passo importante che mancava, quello di non lavorare più ognuno per conto proprio, ma darsi una linea strategica tutti insieme per andare nella stessa direzione e per evitare anche duplicazioni e a volte perdite, certo, di tempo, certo, perché inutile facciamo tutti, certo, la stessa cosa e magari ne trascorriamo un'altra. Il tempo è terminato e noi con CGL Veneto ci rivedremo a settembre, mese, c'è, caldissimo, a dispetto delle temperature che penseremo saranno più accettabili. Insomma, non si può più dire nulla, esatto, l'abbiamo visto anche oggi, mamma mia, fuori ci sono 19 gradi, va bene. Io ringrazio Silvana Fanelli della segreteria CGL Veneto di essere stata con noi, il nostro Giacomo Vendrame, grazie, segretario Veneto di CGL, e appuntamento come sempre alla prossima puntata con molti altri temi, e grazie anche degli spunti che ci avete offerto oggi, pensiamo insomma che siano stati di riflessione e anche questo è importante. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e una buona giornata, arrivederci.